Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, vedete che oggi cerco di vendervi qualche tappeto, anzi un feltro bellissimo, viene dall'estremo oriente, dalla lontana Siberia, pensate un po'. No, naturalmente scherzo, uno, ecco, sapete che ogni tanto vi piace iniziare con qualche battutaccia. No, no, oggi vi dico subito che intanto un caro saluto a tutti, spero di trovarvi sempre in ottima salute. Sempre appassionati al dialetto, mi raccomando carta e penna, e vi dico che oggi è una puntata difficile. Ecco, difficile non perché vi presenterò la solita grammatica, gli accenti chiusi, gli accenti aperti, gli apostofi, no, assolutamente. È difficile perché. È una puntata artistica perché ho qui con me un ospite che è chiaramente un artista. Siccome io sono un po' un ignorantello in campo artistico, lo ammetto, non ho mai avuto una preparazione scolastica che mi mettesse appunto in grado di commentare, di valutare, di comprendere l'arte, eh, per me questa è una puntata difficile. Ma proprio per questo mi piace appunto sottoporvi alla vostra attenzione questa artista con le sue opere, l'ho già fatto qualche tempo addietro, chi segue questa trasmissione ricorderà Luigina Lorenzi. Questa volta ho una scultrice, a dire la verità è partita con la ceramica Raku, poi però ha incominciato a scolpire, sculture, però la sua attività artistica adesso si sta variegando in modo interessante, quindi mi sembrava Così interessante anche proporvi a voi questa sua esperienza. Ve la presento subito: è Maria Rosa Matteotti. Eccola qua, ciao Maria Rosa, ciao. ben ritrovata che ogni tanto ci incontravamo. Allora, Maria Rosa, io ho detto che tu sei una scultrice, raccontami un po' intanto da dove sei. Parla in italiano o in dialetto? Come ma, la vengo? Veng? Perché... Ecco, ecco, ti das da sono... dove vengo? Allora, da eh... dove eh... saresti? Sono da Gaggiolo in comune di Dro. Ecco, da Gaggiolo nel Gaggiolo, comune di Dro, quindi esatto. sei una sdrogia. Esatto. <ride> Sdroata, sdrogia. Eh. Ecco, e te sei sempre stata un po' portata all'arte o che sta qualcosa? No. no, no. Ho cominciato proprio a 50 anni. perciò... Quindi mi raccomando, seguite bene perché è una storia molto interessante. L'arte più famosa che potevo fare è cucinare. Ogni tanto. L'arte culinaria. L'arte culinaria, sì. Mm perciò mi piaceva solo quello, Ecco, e cominciato... quando è che inizia un po' questa tua, voca... cioè, scopri questa tua vocazione? No, scopro, nel senso che così è nel 98 eh, decido io e la mia amica di fare eh, vacanza assieme e volevamo fare ceramica ah, ecco, e ceramica. andiamo su a Pastoledo dal Guido Mezzoli. Ah, ecco, quindi salutiamo anche l'amico Guido Mezzoli. Esatto, lei aveva una casa di confinante con lui, perciò ci facciamo 15 giorni di vacanza con questo bellissimo corso. Quindi su Prima del Canale, che è questa località bellissima a Pastoledo. Sì, ecco. esatto. e mi pare che diceva qualcosa di curioso no? il Guido Alvedise il Adone. <ride> che diceva? No, domenico. no, appunto che mi, sinceramente che appunto sono sempre in Cosina, comunque vieni fuori la Cosina e fa perché perché eh, sempre... Insomma, sempre roba tipo piatti, ciottole mm. cose del genere e il quindi vai a a fare anche a qualcosa esatto, fatto. il primo corso andato così sono stata felicissima perché ho fatto un vaso eh, ah non si vede, un vaso particolare e, e dopo però nel corso di dopo ho cominciato a fare le, le donne tipo la donna maia, donna ieri, oggi e domani e la donna pensierosa e ho fatto le, le piccole sculture e quindi... Avesse, quindi parliamo un po' tagliamo un po' di dialetto comunque le sculture quindi sì, sì. Ceramica Raku come inizio di diciamo gente che è la preistoria della tua storia Ceramica Raku col Guido che eh, risaluto di nuovo perché è un amico che mi piace anzi cercherò di averlo qua magari qualche volta anche a Telegrave ecco dopo questa esperienza che sta qualche altra, hai scoperto qualche altra tecnica, qualche, altra, qualche altro modo di esprimere Beh, questa sua... È così piacevole, cioè per me era veramente bello fare Raku che sinceramente ho continuato. Dopo, piano piano, con un'altra mia amica ci siamo messe a fare delle ragazze eh, stilizzate, e più tardi ancora, delle ragazze tipo su, ho lavorato sulle emozioni e, e sempre si può dire quasi tutte Raco, tra cui tre eh, hanno vinto il premio del pubblico, qualche casino di arco. Sì, perché fra l'altro eh, c'è un bellissimo catalogo tuo, sì. eh, che è rimasto poi magari lo facciamo vedere, lo facciamo inquadrare dopo, eh, che racchiude proprio un po' tutte le tue opere, no? sì, sì, non solo esatto. sculture, ma anche... Adesso una domanda importante, c'è un'opera, di solito gli artisti hanno sempre l'opera no, che piace? Sì per vari motivi. C'è ecco. un'opera in particolare che tu ami? Mi pare che mi hai detto che c'è qualcosa sì, che... Una cosa particolare proprio... che adesso voi vedete chiaramente è, in sovraimpressione. È, un, cioè è una visione onirica, perciò... Devo parlare in dialetto, non so. hai ha usato visione eh, onirica? Ecco, un sogno, esatto. un insogno. Eh, allora, insogno. Un sogno? Insomma, che insomma, sono sul monte Brione. Perciò il monte, ecco, parla in dialetto. Sono sul monte Brione. Sono sul monte Brione, Sono sul monte Brione, in poche parole. Eh, non è un bar però che su eh, seggioline bianche sedie bianche eh, tavolini bianchi come fosse un bar ah, ho capito. e io sono seduta lì mi sono sentata lì <ride> adesso parlo in dialetto ecco, mi sono sentata lì e, e dal, verso Marcesine le partì in aquila, cioè vedevo un'aquila avvicinarsi eh, sempre più vicino fino a che mi ha preso e mi ha portata via e io ero tranquillissima mi sono fatta portare via ho capito quindi visione onirica proprio sì. un sogno Un'aquila bianca che proprio. E' da, lì che ha deciso di farlo? Allora. allora, piano piano, ce cioè, l'ho messo come nel cassetto, nel senso che subito no, però dovevo fare ricordare questo sogno. Allora, su, dopo pochi, qualche anno ho, fatto una, ho scritto una poesia, che c'è sul catalogo anche quella, e poi piano piano mi sono fatta la scultura dell'aquila bianca. E, e quindi, quindi adesso poi... la vedrete sicuramente in sovraimpressione, eh, quindi quest'opera che diciamo. È... Non l'inizio, ma comunque un qualcosa che ti ha segnato sul terreno. Eh, mi sì. ha aiutato tanto, sì. T'ha aiutato tanto. Quindi il sogno, ecco i sogni Perché, che è sempre un po' negli artisti, queste visioni uh, oniriche, hai sentito questa parola qua, difficile, no? Uh, ecco. Uh, il sogno. Il sogno. Ecco, però prima avevo detto che vendevo dei tappeti, non è un tappeto, chiaramente è un. Un feltro. Un feltro. Ecco, quando è, è, è che invece. È il feltro che ho fatto questo qua. Ecco, questo lo vedete, ma poi magari uh, lo, lo vedrete meglio. Il Ma... particolare di, del feltro per me è proprio il filò. Il filò? Il filò che si feva perché erano cinque ragazze della metà. Quindi avete sentito il filò? <ride> ritorniamo proprio in tema di aletta, esatto. il famoso filò. Exactamente, il filò. Ho, ho dato il titolo a una mostra anche a Rovereto che ho, fatto, ho portato lì ai feltri e, e il titolo era Il filò. Sì, perché il filò ricordo no, che è quando i nostri vecchi, anzi i nostri vecchi, ma un po' tutti piccoli grandi, si trovava di solito nella stalla, specie l'inverno, che la stalla era calda grazie alle esatto. bestie e lì veramente si fileva, si fileva e la lana. invece eh, Si se separeva la lana bella, la lana bruta, eh, si feva le matasse, esatto, se i giomi, un po' di tutto, e lì si giacereva. Eh. E eh, quindi, quella è la stessa, mh, soltanto che ne trovava appunto una giornata che si decideva tutti assieme quando mh. si aveva tempo, la persona che decideva che oggi era turno suo di farsi la l'arazzo, il feltro, insomma, e si partiva, si portava qualcosa da mangiare, si faceva un break, tutto il giorno si stava in compagnia. Questo era bellissimo. Insomma. Ma pensa un po' al filò: quindi, avessi sì. riscoperto il filò il dialetale trentino, alto gardesano. Ecco, eh, lavorando il legno, ecco, il genlene particolare. Che ti piace lavorare, o vai a lavorare su tanti legni? No, mio è lavorare su tanti legni, quelli duri specialmente. Ah, ecco, legni duri. Sì. Mm. Però il legno le, sa, le, le sta per me un, un, un po' una roba, un po' difficile, insomma. Dove che la ceramica la mi aiuta sempre a, a rimediare. Il legno dove ti tai, te tai facilmente. Ecco, questo ecco, dove che ti tai, te tai, non è che se può tornare in tre, eh? no. Almeno se no si rifà tutta l'opera. La, 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 Però se le... la ceramica, ti riesci a mettere una sì. pezza, come si. No, così. no, prima Però... di portarla nel forno, te eh, riesci beh, chiaro. Comunque eh. anche dopo il forno, mi l'ho giustata. Però il legno ha questo particolare, che quando te sbagli il tai, eh, non se può tornare eh. in drea. Allora... Infatti. Mm. Eh... Ho fatto un po' più cioè gonin compiuta addirittura anche proprio che a te ti sei fermata sì ecco ma comunque fra i lening ne è uno non so per l'odor, per la qualità che te preferissi beh è il cedro da ecco. sempre, eh, anche adesso dopo tanto tempo che il in casa, a volte con l'umidità o cosa, non so, sento il profumo del cedro. Ho capito. Ecco, sì, perché adesso voi vivete sempre in sovraimpressione questa opera che, la che ha un titolo curioso, Euforia. Euforia, esatto. Ecco. Euforia, cioè gioia, felicità, era entusiasmo. il titolo che il maestro Romano, Mario Romano Ricci ha sì. dato, perché ogni anno lui dava un titolo. Ah, ehm un tema, se tema, tema, esatto. tema. quest'anno eh, ciascuno vedeva l'euforia a modo suo, Soltanto esatto. che, ah, che io allora ho fatto, modo... ho fatto un piccolo, come si può dire, eh, un, un progetto e, e dopo quando è stato il momento ho, ho cambiato il progetto Quindi... e lì mi ha messo in crisi dopo perché ho fatto un anno To, uh, ovale che non veniva mai rotondo non riuscivo mai a capire niente ah quindi lei ha percorso proprio, un po'... infatti dopo l'ho abbandonato e questo che l'ho proprio abbandonato dico beh, insomma ci sarà un momento che lo, lo prendo in mano un'altra volta e dopo mi è venuta l'idea ecco senti un po' le, il tuo lavoro artistico ti occupa tutte le giornate o te vegli l'ispirazione no no appunto Io no. Vago a periodi proprio. ecco te vai a periodi sì. ecco magari stai poi di dire che è il periodo caratterizzato da un certo modo di sentire eh, cioè che sarà dei momenti grigi, dei momenti rosa, dei momenti blu, non so, che, eh, che... Eh, i periodi proprio perché nel Coracul era eh, bellissimo, cioè il colore il lucido, era bellissimo anche dove si era dal, dal guido, perché ecco, era ti, un altro filone. Ecco, ma ti che sentimenti è che ti fa scattare la molla? Che anche sentimenti penso... Nel... Eh sì, l'idea in poche parole. E' l'idea te e piano piano te devi met te vuoi metterla... E vuoi naturalmente la voglia, l'entusiasmo eh, che sia eh, per a esatto. seguire questa idea, perché uno le dice, ah, che bella, come dice che bello! Come trovate della scultura ecologica? Ecco, ah. come l'euforia appunto lì che sta proprio... E eh, dopo che sta la, un altro progetto proprio, oh, è partita l'altra idea. Ecco, e fra tanti progetting ne è uno che in modo particolare il ha colpito, ti ha hm, spronato a fare qualcosa, a parte l'euforia, non so... Di, qualche altro tema che avevi sviluppato con questo professore, ricordi? Il legno? Sì, beh, l'amore è il tema che abbiamo fatto ultimo. Quando è ferma, era ferma l'euforia, ma ah, quindi l'amore? Ti sì. come lo, la ti interpretà Per esempio, l'amore dai, eh, spieghi nella tua opera. Allora, era un legno di frassino. Ah, ecco il frassem che nel nostro, nostro bosco ceduo frassen, in casa parlo un, carpe. un po' in dialetto un po' in italiano roverle proprio le frasse. piante tipiche del nostro, esatto. del nostro bosco ceduo quel da tagliare insomma e mio fratello per, per darmi un aiuto cosa ha fatto me l'ha tutte come si vuol dire pelà ah, però nel pelarlo è stata questa sto frassino ah. allora mi cosa ho fatto? a un certo punto ho giocato su a sta apertura e ho fatto tipo un libro e nelle due Nei due fogli ho messo, eh, la, la, in poche parole, il tema dell'amore, perciò l'uomo che va eh, oh, in da montagna, una banda che era l'uomo e dall'altra la donna che in poche parole era in gravida e eh, c'era un suo figlio che salutava il marito oh, che ho va. Ho capito, quindi era proprio l'amore sì, ma sì, anche la il copia. frutto dell'amore, cioè sì. ho eh, oh, capito. E quindi grazie a questo frase che se spacca... No, e, è venuto stupendo. Sì, perché veramente spacasse, in do, è venuto fuori l'idea proprio... Oh. De, 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 de. Ma ti pensa un po' che roba. Uh -huh. Allora, dit, ecco, parlando del legno, però devo dirti, dom domandarti una cosa. Mi ho sentito una ciacera, no? È che... ho sentito che è in Zonag è una scuola del legno. No, magari che qualcuno mi sì. interessa. Esatto. Invece che andare a tagliare boschi allora, e va e... a scolpirvi. Adesso come adesso? A pranzo di tenno, adesso come adesso? Ah, pranzo, abbiamo quindi, fatto sì. dieci anni di pranzo di Tenno, perché l'anno scorso alla Casa Artisti sì. abbiamo portato, io ho portato proprio fuori e hanno festeggiato i dieci anni del, della scuola di, di, del legno di, di pranzo, di pranzo sì, ecco. che il maestro viene da Praso, che era, ah. noi abbiamo conosciuto a Praso sì. il primo anno, è venuto da noi qua e da sempre accompagna il lavoro. Ah, quindi corso. che è una, fi una figura che vi maestro. accompagna da ben dieci anni, è eh? disente sì. come si chiama? Allora, ho detto anche prima, Mario Ma Romano Ricci. Ricci, ecco, Mario è quel di prima, è quel esatto. de... Mario, quindi per deseani sta tenendo sì, sì. una scuola del legno esatto. su a Pranza di pranzo. Tenno, quindi la key Comot. Ecco, ecco se uno dei nostri telespettatori dicesse, ah, mi piacerà narra anche a me, cosa bisogna fare? Si va su e e se farà domanda che sa... è l'iscrizione eh, esatto quindi che eh, è sì, sì. sì. ho capito no non è difficile trovare e ti continua continui a frequentarla? no ah. mi sono ritirata momentaneamente solo perché ho questo ah. pezzo qua che ho capito <ride> lo riprenderò come ho ripreso come... Mm, ho capito quindi è un momento di no di sì. crisi no. di stasi insomma de, de, de deve, fermata... deve arrivare un'altra idea eh, deve te arrivare un'altra idea potete si un po' a vedere se avete qualche altra idea allora, vedendo riepilogare, intanto ho sentito che eh, la gale, il, il dialetto proprio è drô. Ah, eh? si sente che sono drô da. Già, giocava un così, sì, Col beh, gio, no? Ecco, esatto. è un po' di confusione col dialetto perché... Eh, sì, dopo mamma era bravissima a parlare il dialetto, mm. dico la verità. E, al contrario, io cosa ho fatto? Con il segnale italiano, me fioi. Ho oh, capito. Allora <ride> bisogna adesso tornare... Perciò, un po'. Eh, vabbè, eh, il dialetto mi piace. Vabbè, comunque. comunque. Te sei perdonata, te sei perdonata perché ogni tanto hai saputo parlare lo stesso indiretto e te fanno sentire qualche cadenza, sdrogia, dedro, eh, che il gavenchi vi Ma mi pare, Maria Rosa, che te hai partecipato anche prima a delle mostre, te ce n'hai a qualcuna, no, in particolare quella del Casino? Sì, allora, eh, lì ho vinto il premio del pubblico con, eh, nel 2004. E... Che era in occasione del gemellaggio, mi pare, Esatto, par, no? esatto, sì, col Arco, Arco obiettivo no, Europa, ecco. sì. Il titolo era anche eh, un titolo abbastanza curioso, no? te di prima, Assorte Emozioni. emozioni. Assorte e ecco. Emozioni, sempre eh, due ragazze in, in Creta e una in Raku. Ecco, era ai tempi anche che te frequentevi, te l'hai le arti visive sì, sì, del quello... Renato Ischia le e artivisive. del Guido Mezzoli, dite, che aveva già salutato, e anche Renato Ischia. come ho detto, tantissime mostre sua a casa artisti e dopo e, al transito. Ah, ecco, quella di 20 segantini, certo, certo. Ecco, sempre chi in zona o se ne ha anche fuori per il Trentin, su per la regione, se ne anche in giro per la regione? Sì, sì, se ne in giro, perché dopo, ad esempio, in Val di Ledro, sempre per volontariato, ho donato un'opera del legno. Ah, ho capito, bene, Che dopo l'è andata anche in provincia, questa. E... Ah, quindi se vado su in provincia a fare qualche domanda trovo la tua opera, dico ah questa qui è la Maria Rosa che pensa un po' le arrivate in provincia. No, no. anni. Eh. Senti Maria Rosa, mi diseria che a questo punto te pare che avete smentito qualcosa o chi che ne vada gli ha capito abbastanza del, del tuo personaggio? No, eh, dico che dopo la firma sono iscritta agli amici dell'arte Deriva. E ah, anche ecco, lì te, te sì, anche, sì. ho fatto diverse poi, collettive. Niente si inabita a Riva e quindi ti esatto, sei iscritto esatto. agli Amici dell'Arte deriva. Anche lì hai fatto. al eh? grafonare. esatto, alla grafonare, eh, esatto, no. alla grafonare. dopo alla anche trafona. lì, che era occasione di andare in giro. E... Ho capito bene, cari amici, vedete che abbiamo visto anche oggi un bel personaggio che si occupa di arte. Ricordate a Luigina Lorenzi, questa volta la Maria Rosa Matteotti, e sicuramente avete visto sul teleschermo scorrere alcune delle tante opere, però sono alcune opere che servono a identificare un po' l'opera artistica della Maria Rosa. Siccome Gavinchi è una donna dinamica, che una la ne fa e sento e ne pensa, allora ho pensato di recuperare un po' dei modi di dire sulle donne. E che no, 500 sulle donne. Devo dire che i nostri vecchi non è che i Gavesna bella a vedere quel che gli dice... Ve dico adesso cosa diceva i nostri vecchi, sentì queste qui? Le donne le come i pomi. Beh, adesso venire a fuochi, no? Ogni sento che ne è una buona. Quindi penso, su sento pomi che ne è una buona, stessa roba per le donne. Sentì quest'altra, le armi delle donne le è quattro. Eh? Quattro, sentite le armi delle donne. La lingua, le unge, le lacrime e le orbarole. Cioè... Le vertigini, mal di testa? No, vertigini, se una che ho parole. Anche una la si prepara perché la disse no capito. La donna la ride quando la pol o la pol, dicendo arriva, e la pianse quando la vol o la vol se arriva. Sentì cosa i pensieri nostri vecchi. Dime Maria Rosa, in chiusura, il tuo modo di dire. Siccome io ho cominciato a 50 anni a lavorare la creta oppure a mettermi nella creatività... Ecco, 50 anni. Esatto. Allora, e normalmente si dice quando è che appunto le, le donne, cioè, a 50 anni quando le tira i remi in barca. Ho capito. Perciò mio invece comincia... A... Ecco, a 50 anni la donna la comincia a molassi i remi, invece di esatto. tirarli su, la, le, quindi la donna a 50 anni invece di tirar su i remi la, la li butta su. So. Ecco, con questa immagine vedete, positiva delle donne che anche dopo 50 anni invece che tirare i remi su, li butta zo e le rema, con questa bella immagine, dopo quella brutta immagine dei tre modi di dire prima, grazie Maria Rosa, grazie sempre avanti grazie con la tua opera artistica, spero di vederti in qualche mostra collettiva, spero di vederti premiata, che qualche tuo lavoro finisca in qualche palazzo, magari della provincia ancora, della Regione, o addirittura zo per Roma. Grazie di nuovo, naturalmente grazie a voi amici di Telegarda, appassionati di dialetto. Ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci. Ciao ciao.